L'Abruzzo, Teramo, non sono solo coronavirus. L'avvocato teramano Raffaele Pelillo è stato appena nominato vicepresidente della Commissione Mondiale per i Campionati con Motori Elettrici. Si tratta di un organismo interno alla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo, che si occupa principalmente di energia alternativa, collegata alla Formula E. La Formula E in questo momento rappresenta la formula di eccellenza, giocando con le parole, quella che volgarmente viene detta la Formula 1 elettrica, che rappresenta la massima espressione delle energie alternative, in questo caso declinate in elettrico, nel mondo del motorsport. E questo in questo momento, sia per numero di spettatori che per qualità e importanza dei team che sono coinvolti, basti pensare che insomma, ci sono diversi costruttori, a cominciare da Mercedes, che quindi duplica l'impegno Formula 1 e energie alternative, Porsche, Audi e tanti altri, sta diventando veramente una vetrina molto molto importante per tutto quello che riguarda la mobilità elettrica declinata nel motorsport, quindi la sua massima espressione. Quindi lei coordinerà, diciamo, queste attività a livello mondiale? È chiaramente un lavoro collegiale, è una commissione istituita dalla Federazione Mondiale dell'Automobilismo già da 4 anni, ne ho assunta la vicepresidenza da qualche ora. È chiaramente un lavoro che comunque impegna più persone, più mani, direi da 5 continenti, ed è stimolante anche per quello.